Buon pomeriggio a tutti con le telecamere di Fatti di Sport, siamo alla Bocciofila Rossini di Torino che Tiziana ha organizzato con la collaborazione di Davide Manolino e Davide Ponzo. Il secondo Memorial Arnaldo Perina, gara a quadrette categoria A e inferiore. Pool 8 formazioni con i migliori giocatori del panorama boccistico italiano. Sono usciti stamattina dalla competizione con due sconfitte. La BRB che schierava Maina, Grattapaglia, Grosso e Nari e la Ostana che schierava Bianca e Negro, Carlo, Pizzolla e Parena. Mentre sono usciti ai recuperi oggi pomeriggio il Bassavalle che schierava Munarin, Ravena, Vercellino e Binando, sconfitto dal Gaglianico che schierava Doria, Cibrario, Graziano e Collette. Esce anche il Pozzostrada che schierava Strocco, Pellizzari, Faustino e Capello a favore della Selvaggese con Cascio, Rossi, Cericola e Cigolini. Sono pertanto giunti alla semifinale il Rossini 1 con Manolino Ponzo, Cagliero e Ballabene contro il Gaglianico, Doria, Cibrario, Graziano, Collette. L'altra semifinale il Rossini 2 con Vailati, Zucca, Negro e Artusio contro la Selvaggese di Cascio, Rossi, Cericola e Cigolini. Direttore di gara, arbitro nazionale, il signor Plemone Franco. Vediamo Cagliero del Rossini 1 che va in accosto, boccia che gli scappa leggermente lunga. Ricordiamo ancora che Cagliero Rossini 1, compagni di squadra Carlo Ballabene, Ponzo e Manolino. Mentre per il Gaglianico va in accosto in questo momento Collette, compagni di squadra Graziano, Cibrario e Doria. Fa su il punto Collette, va imbocciata Davide Manolino. Colpisce, semicarò. Ancora Collette per il Gaglianico che va in accosto. Fa ancora su il punto, ma la boccia è dietro. Cagliero va in accosto. Cagliero. Ottimo accosto di Pierluigi Cagliero. Va imbocciata Graziano. Graziano colpisce. Carambola purtroppo anche sulla sua. Punto in terra ancora De Rossini 1. Costò e fa su il punto Cibrario. Davide Ponzo in accosto per il Rossini. Boccia ben giocata, fa su il punto. Cibrario, la boccia gli rimane corta. Va imbocciata Graziano. Colpisce. Rimane punto in terra del Gaglianico. Ponzo in accosto. Fa su il punto. Roby Doria in accosto.
Ottimo costo. Manolino colpisce. Ultima boccia in accosto per Robidoria del Gaglianico. Ottimo accosto. Rimane con due bocce Carlo Ballabene. Carlo Ballabene in bocciata. Colpisce. Carlo Ballabene, ultima boccia in accosto. Boccia che gli rimane corta. Un punto per il Rossini 1. Seconda mano per la seconda semifinale. Rossi per la Selvaggese va in accosto dopo il primo accosto della Rossini 1 che è in vantaggio per 1-0. Va in accosto ancora il Rossini dopo che la prima boccia è rimasta corta. Fa su il punto. Rossini che va in bocciata, colpisce e fa su il punto. Ancora il Selvaggese che va in accosto, passa e fa su il punto. Ancora in bocciata il Rossini. Colpisce la prima corta della Selvaggese, sposta solo in avanti l'altra boccia, nulla di fatto. Imbocciata Rossini, colpisce. Va in accosto la Selvaggese Cascio. Boccia che gli rimane corta. Cigolini che va in bocciata per la Selvaggese, colpisce, va in lati per Rossini 2 che va in accosto, posto che rimane leggermente lunga, fa su il punto. Cericola che va in accosto per la Selvaggese. Boccia che gli scappa lunga. Cigolini in bocciata, colpisce, va in accosto per Rossini 2 Stefano Zucca. Balla su quella corta ma toglie un punto. Luca Negro che va in bocciata. Cericola in bocciata con la sua ultima boccia, colpisce. Zucca che va in bocciata avendo una boccia a fondo campo. Colpisce, un punto a favore del Rossini 2 che si porta sul 2-0. Altra semifinale, Rossini in vantaggio per 7-2 sul Gaglianico. Pierluigi Cagliero che va in accosto. Che gli rimane leggermente corta, decide di andare comunque in bocciata il Gaglianico con Graziano, colpisce. Ancora Cagliero che va in accosto. Ottimo accosto. Va in bocciata Graziano.
fallisce la bocciata. Doria che va in bocciata. Colpisce. Davide Ponzo in accosto. Ottimo accosto di Davide. Va in bocciata Cibrario. Colpisce Cibrario. Ancora Davide Ponzo che va in accosto. Ottimo ancora l'accosto di Davide. Ancora Silvano Cibrario che va in bocciata. Colpisce. Carlo Ballabene che va in accosto. Ottimo accosto di Carlo. Va in accosto Colette. Voce che gli scappa fuori. Pallino salvezza per Doria del Gaglianico. Voce corta. Fallisce. Colette. Ultima voce nella costa per il Gaglianico. Voce. Non riesce a fare su il punto. Carlo Ballabene in accosto. Voce che gli rimane corta. Davide Manolino. Voce che passa ma gli scappa lunga. Ultimo accosto di Davide Manolino. Voce che gli rimane corta, un punto in terra e si portano sull'8-2 i Rossini contro il Gaglianico. Nella seconda semifinale va imbocciata la Selvaggese, fallisce la bocciata Cigoline. Colpisce Cigolini, Vailati, ottimo accosto, va in accosto Cascio per la Selvaggese, ottimo accosto, fa su il punto, va imbocciata Artugio per Rossini, boccia storta, ripete la bocciata, colpisce la sua. Per i Rossini va in bocciata Negro, colpisce, fa su il punto, ancora Cascio che va in accosto. Buona accosto, fa su il punto. Va in bocciata, va in accosto, scusate, Stefano Zucca. Boccia gli rimane corta. Negro sul pallino salvezza. Colpisce. Nella prima semifinale tra Gaglianico e i Rossini 1 vince i Rossini con Carlo Ballabene, Cagliero, Ponzo e Davide Manolino e sono i primi finalisti. Stefano Zucca che va in accosto, poi ancora su il punto, va in bocciata ma la fallisce Cericola.
C'è Ricola che potrebbe essere la bocciata della partita, colpisce ed infatti toccano la mano, quindi la seconda finalista del secondo Memorial Arnaldo Perina, la Selvaggese con Cascio, Rossi, Cericola e Cicolini, che incontreranno in finale la Rossini 1 con Manolino, Ponzo, Cagliero e Ballabene Carlo. Siamo in compagnia di Carlo Ballabene, primo finalista del trofeo Rossini, una manifestazione ad alto livello. Bella gara, bei campi, bella società, dove sono stato invitato e sono venuto volentieri. Per me è la prima volta, però mi sono trovato molto bene, una competizione categoria alta, bella, e siamo in finale e abbiamo fatto finora il nostro dovere. Per il prossimo anno? Io sono disponibile. Per andare via dalla Chiavarese? No, io pensavo alla gara qua per tornare. qui sì, senz'altro. No, prossimo anno abbiamo cercato di allestire una squadra competitiva nei punti dove avevamo più lacune, ovviamente. Penso che la società ha fatto degli sforzi, siamo riusciti a prendere dei giocatori che ci possono dare una mano e fare un campionato. Ora, dire la posizione è sempre brutto e è meglio non dirla, di classifica, però di divertimento, con un'aspirazione ai primi forse 5 posti. Perché a un certo punto si parlava che Del Gaglianico fossero in 3 ad accasarsi presso di voi. Penso che ci sono state delle trattative per 3 giocatori del Gaglianico che abbiamo la società chiavarese ha contattato e che ci avrebbero fatto molto comodo, ci avevano dato una grossa mano, poi hanno deciso di rimanere anche giustamente, forse da un certo punto di vista, la loro società per, diciamo, gruppo coeso e per non sfaldare forse la squadra o comunque per non perdere dei pezzi importanti, hanno fatto bene, hanno deciso così. Sì, perché c'era la possibilità che tra l'altro anche Graziano se ne andasse, quindi il Gaglianico... Non so, perché non sono all'interno del Gaglianico, ho sentito dire voci che forse Graziano sarebbe andato via se si fosse, diciamo, indebolita la squadra, quindi hanno fatto bene i suoi compagni a restare. Con Tiziana, al secondo anno del Memorial, una grande manifestazione con i più forti giocatori sull'Italia in pratica. Sì, quest'anno è appunto la seconda edizione di questo Memorial, per in Arnaldo era mio nonno, quindi sono molto contenta di aver fatto anche la seconda edizione, speriamo anche nella terza. Naturalmente devo questa organizzazione, ringrazio Davide e Manolino e Davide Ponzo, che in questo momento non c'è. Informazione, appunto, Ballabene quest'anno, quindi una bella formazione. E sono in finale. Okay. La cosa più importante è che sono già in finale. Sono già in finale, quindi più del metà del lavoro abbiamo già superato. Quindi arrivederci dopo cena, alla premiazione. Grazie. Davide Manolino, che ha dato una mano a Tiziana nell'organizzare questa manifestazione ad altissimo livello con i migliori giocatori in circolazione in Italia. Sì, io ho dato una piccola mano a Tiziana, il grosso l'ha fatto lei. Noi abbiamo pensato a chiamare giusto l'organizzazione, per il resto è stata tutta Tiziana, merito suo, e bisogna farle tanti complimenti per quello che sta facendo, per quello che ha fatto e per quel che farà, a lei e alla società Rossini. È stata sicuramente una delle migliori manifestazioni di quest'estate. È una di sì, si può dire che è una delle migliori manifestazioni. Ce ne sono anche altre di belle, però questa è una delle più belle manifestazioni che ci sono. Adesso siete già in finale, quindi... Abbiamo fatto il nostro, facciamo ancora un passetto e poi vediamo di portargli a casa sto titolo a Tiziana. L'anno scorso abbiamo parlato del tuo trasferimento, che ha avuto un seguito enorme su YouTube e tutti ti cercavano. Quest'anno? Quest'anno siamo andati a Nus, siamo stati contattati da loro, io, Ponzo e Marino Artioli. E sono molto contento, mi hanno colpito, mi ha fatto un'ottima impressione di come sono posti, e devo dire che per il momento è la scelta giusta, poi vediamo. Siamo con Pierfranco Pittarelli,
speaker ufficiale della manifestazione e collaboratore con Tiziana e Ponzo e Manolino del secondo Memorial Arnaldo Perina. Io sono orgoglioso di essere stato chiamato a sostituire l'amico Mauro Zucca, che purtroppo non sta tanto bene. Io spero di rivederlo presto a fare lo speaker, perché è il suo lavoro, non è questo il mio lavoro, non sono tanto esperto. Comunque ringrazio tutti, la società Rossini che mi ha fatto partecipe di questa manifestazione, e grazie a voi che per questa intervista. Ringraziamo Franco Pitarelli per essere intervenuto in questa collaborazione. E approfittiamo anche noi per augurare a Mauro Zucca una pronta guarigione e vederlo molto presto sui campi di bocce. Dopo cena preparata e servita da Tiziana Conte e collaboratori, prenderai il via alla finale, che, come avevamo anticipato, tra Rossini 1, che schiera Manolino, Ponzo, Cagliero, Ballabene Carlo, e la Selvaggese con Cascio, Rossi, Cericola e Cigolini. Dopo il ringraziamento della famiglia agli organizzatori e collaboratori per la gara del secondo Memorial Arnaldo Perina alla Bocciofila Rossini, prende il via la finale. In questo momento vediamo Cagliero per la squadra del Rossini 1, che schiera Manolino, Ponza, Ballabene e appunto che è l'accostatore Cagliero. L'altra finalista, la Selvaggese con Cascio, Rossi, Cerigola e Cigolini. Cigolini che va in bocciata, colpisce. Cagliero, ancora in accosto, boccia le rimane leggermente corta, quindi va in accosto Cascio. Cascio che va in accosto. Boccia giocata lunga, va in accosto Ponzo per il Rossini 1. Boccia che gli rimane corta. Davide Manolino che parte in bocciata, colpisce. Va in bocciata, colpisce anche la sua, ma libera il gioco Cigolini. Va in accosto Rossi per la Selvaggese, fa su il punto. Davide Manolino in bocciata, colpisce, carambola anche sulla sua. In accosto Davide Ponzo per Rossini. Ottimo accosto. Va in bocciata Cericola, colpisce. Sulla carambola punta intera per Rossini, quindi va all'accosto ancora Rossi. Discreto accosto. Carlo Ballabene in bocciata, colpisce. Cericola in accosto per la Selvaggese, buono. Ancora Carlo Ballabene che va in bocciata con la sua ultima boccia. Boccia mal giocata, tirata corta. Punto in terra quindi per la Selvaggese, che si porta sull'1-0. Sul risultato di 6-2 per i Rossini sulla Selvaggese, e Cascio in questo momento che va in accosto per la Selvaggese. Ottimo accosto. Davide Manolino che va in bocciata, colpisce, ne sposta di un mezzo metro laterale. Va in accosto Cagliero. La
boccia gli rimane corta. Davide Manolino ripete la bocciata, colpisce ancora calcio in accosto per la Selvaggesi. Boccia che riesce, fa su il punto. Carlo balla bene in bocciata, colpisce, va in bocciata Cigolini, colpisce. Rossi in accosto, ottimo accosto, ancora Carlo Balabene che va in bocciata, colpisce. Rossi ancora in accosto. Cagliero ancora in accosto. Leggermente corto. Ponzo in bocciata. Colpisce. Ancora Cigolini va in bocciata. Colpisce. Ottimo accosto di Ponzo. Cericola in bocciata. Colpisce. Quindi un punto in terra per la Selvaggese che si porta sul 3-6. Sul risultato di 7-6 per la Selvaggese sul Rossini 1. E in accosto Selvaggese. Biberon. Sulla costa di Cascio va in bocciata Manolino Davide. La vola. Ancora Davide Manolino che ripete la bocciata. Colpisce. Ancora Cascio in accosto per la Selvaggese. Ancora un ottimo accosto. Carlo Balabene che va in bocciata, colpisce. Rossi in accosto per la Selvaggese. Un ottimo accosto ancora per la Selvaggese. Va in bocciata Davide Ponzo, lasciando la boccia per l'eventuale pallino a Carlo Balabene. Fallisce la bocciata. Carlo Balabene sul pallino salvezza, bocciata corta, va in accosto Cagliero, balla in quello dell'avversario, quindi non realizza. Lunga una boccia di Cagliero. Ancora Ponzo, ma la boccia lì rimane bassa. Quindi concedono la mano e la vittoria della Selvaggese. Quindi si aggiudica il secondo Memorial Arnaldo Perina, la formazione della Selvaggese che schierava Cascio, Rossi, Cericola e Cigolini. Secondo posto per la formazione della Rossini 1 che schierava Manolino Davide, Ponzo Davide, Cagliero Pierluigi e Ballabene Carlo.